Professor Sandro Burdo, responsabile scientifico dell'Associazione Liberi di Sentire, ha tenuto qui al congresso SIAF una relazione molto interessante sulla riabilitazione prechirurgica del bambino sordo. Ecco, di cosa si tratta esattamente? È una pratica che non viene molto seguita, in realtà è fondamentale secondo la nostra esperienza, perché il momento temporale che passa tra lo screening, la diagnosi e la chirurgia è un momento libero. Ed è un momento invece determinante per la crescita cognitiva del bambino. Allora dobbiamo riempire quel periodo e lo dobbiamo riempire con una riabilitazione dedicata. Che cosa vuol dire dedicata? Significa che il bambino è sordo, abbiamo deciso di mettere un impianto cocleare, dobbiamo fare in modo di introdurlo nel mondo dei suoni, nel mondo della conversazione, nel contempo dobbiamo farlo crescere cognitivamente. Questo ci aiuta la madre. Dal punto di vista tecnico si fanno due cose fondamentalmente. Si mette una protesi acustica come ai vecchi tempi, ma associata a un vibratore esternale che non ha nessuna funzione di far capire le parole o di dare la discriminazione. Deve dare solo la sensazione di essere in un mondo sonoro, di partecipare al mondo sonoro e di essere allertato quando arrivano gli stimoli acustici, che attenzione decodifica il bambino con la lettura labiale, questo è il punto. Non può decodificarlo con le orecchie perché è un sordo profondo, quindi è impossibile. Questo che cosa sta a significare? Che le logopediste non devono fare esercizi di bocca schermata, non devono mettersi di lato al bambino, devono farsi vedere in faccia, devono insegnare questo alle mamme e le mamme devono comunicare quello che fanno durante la giornata. Due argomenti ho visto che hanno destato abbastanza interesse. Il primo è che anche il bambino piccolo è interessato alla lettura, cioè lettura di immagini evidentemente, ma ci sono libricini per bambini di pochi mesi che la mamma è in grado di spiegare e il bambino la segue. Il secondo, che è una pratica vecchissima che però è poco seguita, è quella di agganciare il vocalizzo del bambino, anche i sordi vocalizzano e l'allano. La mamma lo aggancia e cominciano a discutere fra di loro e in questo modo si creano i primi dialoghi. Per cui la riabilitazione in realtà è l'inserimento del bambino nel mondo dei suoni e contemporaneamente quello che tutte le mamme insegnano ai bambini di quell'età. Lo si porta al momento in cui è opportuno fare la chirurgia, in modo che è già pronto a sentire, questo è l'obiettivo. Quale diffusione di questo concetto c'è tra voi chirurghi? È qualcosa, diciamo, già entrato nella pratica clinica da studiare, da elaborare? La maggior parte parte dalla chirurgia per iniziare la riabilitazione, ma c'è un vuoto nel momento più importante per il bambino, che è il primo anno di vita. Chirurgia di solito, anche quella precoce si fa sui 12 mesi, quindi tra 0 e 12 mesi non si può lasciare il bambino privo di informazioni. Parlava di un accessorio vibratore, è qualcosa presente in commercio, è qualcosa da inventare? Su questo è interessante, perché c'erano i vibratori ai tempi in commercio, non li hanno più e adesso un'azienda italiana, la Orentech, propone il Feel, che è un vibratore esternale che tra l'altro danno anche in affitto, quindi la cosa va benissimo, perché se poi il bambino viene operato non lo usa più, è inutile spendere un sacco di quattrini e funziona molto bene. E a suo parere quanto deve durare questa riabilitazione? Da quando si fa la diagnosi al momento della chirurgia, quindi poi con la chirurgia pochi mesi, si trasforma. Qualche mese. Pochi mesi, ma determinanti. Cruciali. Sì.